23 giugno 1347, qui apparve la Madonna a una bambina di 7 anni di Bibbiena, alla quale consegnò due cose, un messaggio, purezza e amore di Dio, e poi dette dei baccelli che a casa furono trovati pieni di sangue. La gente preoccupata, spaventata, ma l'anno dopo, fu l'anno della grande peste famosa, Bibbiena dintorni nessuno fu contagiato. Allora pensarono, la Madonna ci ha dato un avviso di un qualche cosa di grosso che sarebbe accaduto, ma da questa sciagura lei avrebbe protetto il luogo dove era apparsa. Infatti era venuto così. Fecero subito una prima cappellina nel luogo dell'apparizione, poi una chiesetta più grande per mettere tutto il masso dentro questa chiesetta, e fu affrescata anche la Madonna del Sasso, come la vediamo ancora. Un incendio dopo 40 anni circa distrusse completamente tutto, rimase intatta in modo miracoloso la Madonna del Sasso e subito venne fuori il santuario come lo vediamo adesso. Questo luogo è molto importante per tutto il Casentino, per Bibbiena in particolare, perché ogni anno quando celebriamo l'apparizione, l'anniversario, il 23 giugno, invitiamo i parroci, invitiamo i sacerdoti, viene sempre il vescovo, e la Madonna del Sasso è riconosciuta come patrona principale di tutto il Casentino aretino. Per questo è molto, anche la gente è molto affezionata, anche se poi in seguito ci aggiunse l'altra immagine miracolosa della Madonna del Buio, la statua che è giù nella cripta, che per due volte da sé è ritornata alla Bibbiena, quindi la gente anche qui si è molto affezionata e quando vengono al santuario pregano di sopra, ma vanno sempre anche di sotto a visitare la Madonna del Buio.